i contagi aumentano, la variante inglese si diffonde, l'ASREM corre ai ripari, innalza le difese immunitarie per evitare che il virus si propaghi negli ospedali e metta a rischio l'intero sistema. Con una nota indirizzata a tutti i primari, il direttore sanitario Virginia Scafarto invita a chiudere tutti gli accessi dei nosocomi, consentendo l'ingresso solo dall'entrata principale dove c'è sorveglianza e triage, a sospendere le visite dei parenti ai degenti, a potenziare le misure di sorveglianza del personale e a sottoporre tutti i pazienti in ingresso a tampone molecolare, procedendo ai ricoveri solo nelle stanze singole. Misure, scrive il direttore sanitario, da attuare anche nelle strutture di degenza extraospedaliere, con sospensione di tutte le visite salvo diverse specifiche autorizzazioni da parte dei direttori sanitari. Nel contempo la protezione civile guidata da Manuel Brasiello ha concluso l'indagine per il reperimento di 2 Covid hotel. Ora la palla passa al commissario Giustini, che, trovate le coperture, dovrà formalizzare gli accordi della durata, per ora di 1 mese. Nelle prossime ore sarà attivato un Covid hotel a Campomarino, una sorta di residence con 23 mini appartamenti destinati a persone positive ma asintomatiche, che vivono in spazi dove non è possibile garantire il distanziamento. Dunque subito un Covid hotel in zona rossa. Poi un Covid hotel sarà reperito anche in provincia di Isernia. C'è già la graduatoria con in testa una nota struttura ubicata alle porte della città.